Facciamo il dolce oggetto, sei tu che conciato così direi proprio. Anzi, no. Eh, vabbè, tanto comunque arriveranno. Dai, arriveranno comunque. Vai qui tesoro, vai ad accogliere gli ospiti, quindi ringrazia per la presenza. Ma tutti male, state, ma che è? Condividi lo spirito di Halloween, vai. So che ci sono i primi invitati, devo capire chi si è mascherato da <ride> Stefan. Santo cielo, ma che costume hai scelto, fantastico, è bellissimo, veramente, veramente stupendo, voglio vedere tutti come si sono mascherati, insomma, poi abbiamo Henry, che mi sembra stare un pochino meglio, dai, bravo Henry, sono contenta che, insomma, stai trovando il modo di tirarti un po' più su, poi abbiamo Flora, che ovviamente, eh, poi dovete anche diventare migliori amiche con Flora, sì. Ovviamente da streghetta Perché Insomma Nella vita vera fatina Da Halloween e streghetta Poi che abbiamo? Luis Da fattorino delle pizze Patato ma Hai messo su qualche chiletto Ti vedo un po' più Un po' meno slanciato diciamo Oh ecco vai subito a occuparti per favore del Insomma del, del coso là Vai vai Non perdere tempo Qui stai ancora preparando? Hai fatto qualcosa? No. Allora sentite voi, invece di perdere tempo cortesemente, andreste ad accogliere gli ospiti, per favore, ve lo chiedo. Grazie. Ma dai, in coppia. Si sono vestiti uguali. Ma sono troppo teneri, ragazzi. Ma dai, ma è bellissima questa cosa. Vestito di coppia. Ma, ma, ma su via. Eh? Allora vai, ringrazia per la presenza. Vieni qui, perché altrimenti non ce la fa. Lei da sola ad accogliere ah. tutti. E anche tu, Serenella, direi basta stare davanti alla TV, vieni ad accogliere gente o a presentarti se non conosci qualcuno. Oh, vai, vai, a, vai a complimentarti per il vestito. Io veramente mi complimenterei, giuro. Quindi vediamo se puoi fare un complimento. Vediamo un po'. Um, vabbè, canta della festa. Complimentati per il costume perché wow, che gusto. E Icari l'hai conosciuta, ok? Poi ringrazia per la presenza Icari. Andate, andate, andate ad accogliere gli ospiti. Che ci sta la grande. Oh, loro si sono abbracciati, che meraviglia. Il più verde dei pollici, gradisce il giardinaggio. Ma sì, tanto fate quello che volete in questa casa, si sa. Che energia, va bene. Lui si è diventato buon amico di... Va bene. Ora tutti, ragazzi, cioè lei non potrà salutare tutti, e sarebbe veramente impossibile però... Piano piano ce la faremo. Ray, che mi ha indossato lo stesso vestito di tuo fratello. Vi siete vestiti uguali. Che meraviglia. Vai, ringrazia per la presenza. Vai, vai. E poi, però, tesoro, vieni qui. Perché, dai, io una foto insieme ve la devo fare. Bacia. Andate, andate, accogliete tutti. Ma non. non attenzione, eh, per favore. Poi ringrazia per la presenza, andate andate, vai a salutare anche lui, esprimi ammirazione perché lei dirà ti ammiro molto per essere qui. Anche voi stesso costume? Uh -huh. Perfetto, colpo d'anca perché avete lo stesso costume, vai così tesoro. Peccato che se ora Angela arriverà, appunto, non sarà mascherata. Però, vabbè, ragazzi, che dobbiamo fare? Maria è diventata buona amica di Aurora. Oh, eh, mi sembrava anche l'ora, ragazzi. Voglio dire: Senza tuo fratello, da 200.000 secoli, dai, è anche giusto e bello. Che vadano d'accordo. È una famiglia meravigliosa, quindi mi piace. E voglio fare qualche foto così, un po' a random, per immortalare. Questo ricordo insomma un po' tutti quindi giusto così quando li vedo così a gruppettini ragazzi scatto la foto. Dai, siete adorabili. Henry, ora ti faccio una foto. Non ti preoccupare, che mica mi sono dimenticata di te. Vai, vai, tiè, guarda qua. Che classe. Ma che volete dire al nostro Henry, ragazzi? Anche al Ray. Vai così, Ray. Ottimo, direi. Ta -ta. Giusto per fare una rima baciata, scema. Allora, dunque... oh, Dai, facciamo così una foto. Così prendiamo anche tutto proprio il gruppetto. Manca qualcuno all'appello. Io sono Shuma troppo abituata a vedere lui con, Pugno, con, con la compagna. Pugno. Dove stai andando, tesoro? Non per farmi gli affari tuoi, ma di preciso, dove stai andando? Ti butti già al bar? Non direi di no. Insomma... Oh! Eh beh, ragazzi, Lorenz mi si maschera così cattivello, mi sembra giusto. Vai qua, va. Fai una presentazione amichevole. Dopodiché ti complimenti per il costume. Vai, vai. Patato, ti vuoi svegliare? Dai, ora hai preso un po' di energia. Così utilizzi il vasino e sei pronto. Sì, buongiorno Patato, sveglia. Allora, qui che cosa abbiamo? I globuliti qua, vai, globi, globi, via, via. Li collochiamo qui. Dai, stiamo arricchendo la tavolata. Mi rendo conto, James, è un lavoro veramente di fatica quello che ti sto chiedendo, però puoi farcela, io lo so. Qui mettiamo la torta. Oh no! Oh, oh! È diventata anziana, Maria! Eh beh, del resto, se il Re è diventato anziano... Dovevo aspettarmelo che diventasse anziana anche lei. Eh sì, eh. Eh sì. Stai andando a salutare il tuo futuro marito? Meno male. Tesoro, non mi terrorizzare tuo figlio. Oh, fermi. Foto. Foto ricordo. Vuoi due vestiti così? Foto ricordo. Troppo bellina. Poi vi farete proprio una foto. eh. Quindi faremo. Uh, scatta una foto con. E la scatterai effettivamente proprio con Filippo. Vai. Stefan, sei fantastico. Comunque, conciato così. Veramente, ti giuro, una meraviglia. Patato, dai, che poi devi indossare il costume. Indossa il costume uh, da mostro. <ride> dai, da mostriciattolo. Ci sta, direi che è un costume perfetto. Voi qui che state facendo? Eh sì, dai. Saluta Mirei, saluta anche lei, tra l'altro, condividi lo spirito. Celebra il compleanno, perché mi sembra giusto, quindi potresti anche poi... Uh, Dov'era? Cantare della festività. Oh, vedete già chi si sta servendo. Bravo, Patato, che hai capito tutto. Poi però vai a salutare anche tuo fratello, eh? ringrazialo per la presenza, perché insomma ci tengo. Allora, fermi tutti, lui vabbè non ha nessuno accanto, lui ha Maria, eh, lui ha Icari e poi abbiamo lei con il figlio e Luis. Sì, direi che siamo tutti. Sì, manca soltanto però... Tommaso Fabulus, dolcetto scherzetto. Eh beh tesoro, dai, chi si occupa di dolcetto scherzetto? Lei. Lei, giustamente condividono lo stesso costume, quindi... O tu? Dobbiamo aspettare forse per poter fare dolcetto scherzetto? Penso di sì, dobbiamo aspettare, magari che si avvicini lui. Patato, che è successo? Eh, hai freddo, ma se ti sbrighi forse ce la, ce la fai, insomma, dai. Oh, dai, che sono tutti qua. Dai, che lui vuole fare dolcetto scherzetto. Muoviti. Oh, fai dolcetto. Vai a fare dolcetto. Serenella, occupatene tu. Chi è questa? Erika Talla. Ma tu non sei qui per fare dolcetto scherzetto. Però, scusi, eh, se ne vado allora. Si vuole imbucare alla festa? Ci ha provato? Oh, vada. Spero che tu abbia ricevuto ciò che volevi. Veramente non ha ricevuto una cispa perché, insomma, è appena iniziata la cosa. Ecco qua un dolcetto. Oh, livello 3 di carisma. Grazie mille, fantastico costume. Ti credo, uguale al tuo. Tu qui hai finito tutto, patato. Bravissimo. Sei stato un grande, veramente. Le ultime due porzioni. Poi buttiamo qua i piatti vuoti. E vi mando veramente a mangiare perché ne avete bisogno. Oh, vai in bagno. Usa. E tu no, patato. È vero che è quello da mostro, però sembra, sembra che stai in pigiama. No, dai, indossiamo il costume. Allora dell'aiutante festivo. Non ci azzecca una mazza. Purtroppo, però i tordellini hanno. Oh, che carino che sei! Hanno dei costumi molto limitati. Però guardate che è un amore! È veramente un amore. Dovremmo farci una foto. Allora, vai. Cosa vuoi fare? Raccontare una barzelletta. È eh, sull'albero di Natale, ti credo. È a tema praticamente. Vai, patato. Quindi facciamo amichevole. No, buffo. Non puoi raccontare una barzelletta, però, patato. Sei ancora troppo piccino per raccontare le barzellette. Vieni qui. A ah, a ah, a. Ah. Dai, ti portiamo questi fuori. Così puoi stare circondato dai parenti. In bella vista, ovviamente, quindi impila. Magari potresti chiedere aiuto a qualcuno per impilare. Che è successo qua? Non mi sprecate le porzioni di cibo perché mi fate incavolare. Oh. Quindi per cortesia chi arraffa, poi mangia. Oh, dai. La foto con Filippo la fai dopo. Cerca di mangiare qualcosa. Questo l'ha preparato tuo fratello, quindi mangia questo. Patatino non ha fame, tu direi che appetito ne hai e come tesoro, quindi noi ci buttiamo sulle cose halloweeniane, quindi dai fai anche tu che prendi una porzione, tu hai una fame che non ci vedi più, quindi sbrigati, ti prenderai anche tu una porzione e vorrai tanto sapere però che fine ha fatto la tua bella perché inizia il raduno, ha cioè, annullato il raduno, tanto per cambiare ragazzi. Non dovremmo essere così tanti da non poter gestire il raduno. Quindi mi auguro che arriverà presto. Di solito scattano subito, ma... Senti, intanto tu prenditela una porzione, poi in caso ne prenderai un'altra. Oh, dai, mi piace l'atmosfera qui. Se proprio devi mettere della musica, guarda, facciamo... Regola il volume al minimo, prima di tutto. Poi facciamo... Uh, dov'è, 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 mm, cambia stazione, mettiamo quella, spettrale, ovviamente, quindi, spettrale, oh, qui, prendi un dolcetto, va bene, volendo, possiamo prendere un dolcetto, tu cara, oh, è arrivata, chi abbiamo qui, un altro, oh, una bimba, ciao, mamma Janet, è la figlia di Lorenz, ragazzi, ma che bello! Dai, mi piace, vieni qui ad accoglierla, quindi facciamo amichevole, facciamo, 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 uh, chiedi della sua giornata e magari facciamo anche un complimento sincero, così, a buffo proprio, un complimento sincero a buffo. Sì tesoro, ho capito che stai pensando a... La maternità, però finisci il pasto e non mi lasciare i piatti per terra perché è una cosa che... Non mi inquinate l'ambiente, che è una cosa che non sopporto. Allora, dunque, tu hai deciso di vivere qui? No. Insomma, direi che vieni qui e ti prendi una porzione. Dai, prenditi sta porzione che hai fame. Ma guardate sto frugolo, però. Cioè, io voglio dire, ma guardate quanto è dolce, ragazzi, guardatelo. Il piccolo Umberto è troppo tenero, ma io lo adoro troppo, che vi devo dire. Veramente troppo, troppo adorabile. Allora, vai a fare eh, dolcetto. E tu tesoro la, la conosci, no? Quindi fai dolcetto anche tu, dai. Vai, e, però poi voglio che fai una foto con Filippo, quindi scatta una foto con... Il tuo bello Filippo. Non vorrei mai che si togliesse il costume perché, ragazzi, qua è un attimo: che fanno come vogliono. Mamma mia, ma perché sei così triste ancora per la dipartita? Mannaggia, di Jennifer. Quindi dai, richiedi una zucca intagliata. Cerchiamo anche di metterci a fare zucche. Oh, fammi vedere, fammi vedere che le dai il dolcetto. Tieni tesoro, la zia ti dà un dolcetto. Eh sì, anche lei è la tua nipotina, quindi effettivamente avremmo dovuto invitare quantomeno i figli. Però, ragazzi, veramente, inizia a diventare problematico. Ok, patato, tu fai una cosa, vieni qui, prenditi una porzione. Assaggia, dai. Con lei direi che potresti prendertela una porzione, che ne so, ecco, di patatine qua, di roba. Tu stai andando a fare la foto con uh, Filippo, perfetto. Liberami la donna, lasciala in pace. Prenditi ecco un biscotto, prendi una porzione. Tu sei uscito dal bar, ma vabbè, dai, poi pulirete, su. Vieni a prenderti anche tu una bella porzione. E vieni a chiacchierare però con i tuoi fratelli, potreste anche mettervi a poi a intagliare delle zucche perché vorrei tanto che lo faceste, però vieni qui, proponi un piano folle, tipo perché non intagliamo delle zucche, beh non è una cosa che sia folle questa, voglio dire, è una cosa, anzi richiedi una zucca intagliata è una cosa carina. Accendiamo le candele però, sono dimenticata ragazzi, ok, l'orario c'è, accendiamole dove possibile, qui possiamo solo osservare. Oh, guardate che bel pa panorama halloweeniano. Bel paesaggio. Oh, perfetto. Mannaggia veramente che non ti abbiamo invitato, tesoro. Ma tanto per come sei conciata può sembrare un costume da Halloween, veramente. Quindi dai, parla con lei, Adula. Fai una conversazione. Complimentati per l'abito. Guarda, sei fantastica. È l'abito più bello, insomma, della festa. Ma non è vestita come pensi tu. Vabbè, lasciamo stare. Vai raggiungi i tuoi fratelli se ce ne sono Oh c'è tuo nipote anche qua eh Quindi facciamo Balla con Stefan perché no Potreste ballare effettivamente Qui potremmo Ma in mezzo alle fratte Vi fate la foto ma per quale motivo Ma no Aurora Ma no Scusami tanto bella mia ma proprio no Eh qua in mezzo alle fratte Ma io vabbè Andate qui E vi fate una foto qui la giornata senza fornitura idrica è ora. Oh, meno male, è terminata, ragazzi, meno male. Allora, andate qui. Scatta una foto con. Scattati sta foto con Filippo. Dai, avete il costume coordinato, siete bellissimi. Lui sta parlando con Ender, mi piace. Qui tu non stai lavorando. Tanto per cambiare noi. Ordiniamo roba. Qui però abbiamo tre bevande. Io direi che quasi quasi un goccetto uno potrebbe anche farselo. Oh, quanto siete carini ok quindi scattiamo la foto bellissimi facciamone un'altra soltanto quindi scatta una foto con sempre con Filippo sperando che sia insomma in una poi bevi vai a bere ma sì, dai, bevi anche tu. È eh, festa dopo tutto. Oh. Io questa vorrevo tanto farvela così. Per cercare di prendere anche un po' più. I costumi. Ok? Per far vedere che sono. Perfettamente coordinati. Perfetti. Meravigliosi. Allora, vai anche tu poi a bere qualcosa. Oddio, tu. Ti ci vedo più a te a bere qualcosa, eh. Però sì, bevete bevi bevi dopodiché direi però che una bella ballata non ce la toglie nessuno che stai facendo qui cari oh santo cielo direi che possiamo sbloccare questa porta e ballare un po' dai balla insieme sempre che riescano qui effettivamente a farlo eh. vabbè ormai dai tu, tuo nipote la vedo dura Qui avete iniziato ma non avete terminato? Sì, Bella. Chi l'ha fatta? Lorenz. Ha fatto questa splendida zucca. Ma bravo. Non ci contavo che me l'avrebbe realizzata la zucca, Lorenz. Perché conoscendolo, insomma, ragazzi, sappiamo come com'è fatto. Intaglia una zucca anche tu. Sorridente. Tu la faresti sorridente. Bianca. Tuo fratello è impegnato. Ecco perché non ci puoi parlare. Vai. Premio guadagnato. Vabbè. La festa era veramente da paura, due lampade fantasmatiche sono state collocate nell'inventario di un'unità familiare, va bene. Gradisce la malizia? Eh, tu un po' maliziosa secondo me sei, quindi ti ci vedo effettivamente. Tu... E eh, ti sei vestita? Ah, forse devo proprio fare indossa il costume. Sì, a volte bisogna proprio fare questo per... Uh, facciamo... tristo metitore. Così indossi proprio il costume. Tu quello che dovevi fare lo hai fatto. Insomma, ti sei divertita. Magari con poco, ma ti sei divertita. Oh, aspetta, 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 aspetta. Aspetta un attimo. Lascia stare. Puoi venire qui, patato, mamma ti fa una foto. Foto, ricordo, dai. Resisti poco, poco. No, seduto, no. Scusami. Vai qui. Dai, che la mamma ti fa una bella foto. Scatta una foto di. Dai, scatta una foto del piccolo Uberto, sperando che nel frattempo non esca nessuno. Però non di spalle. Eh, vabbè, ma così fa schifo la foto, scusami, eh. Va bene, senti, ci penso io. Vieni qua, dammi retta, fa una, vai qui. Ora, per favore, girati. Ferma così. Fai, scatta una foto, che è la cosa migliore, perché altrimenti... Non che così l'inquadratura sia fenomenale, ecco. Eh. <ride> La faccia schifata del tipo che cosa ci azzeccava questo costume, madre? Eh lo so, eh, che dobbiamo fare patato questo, cioè. Sì, alluminiamo un altro po'. No, allora cerchiamo di Oh, così. Guarda quanto sei carino invece. Adorabile! Sei adorabile, patato. Ma sei anche molto stanco. Quindi adesso, oltre alla tragedia per il calo di zuccheri, direi che la mamma insomma hai partecipato fino alle 11. Ma Filippo, dov'è? Uh, oh, basta, patata ballare, vai in bagno, vai in bagno. O oh, la tragedia si compirà a breve, vai. Voi qui? Tu perché sei seduta qua? Io dico ma c'è la tua bella. Vabbè, senti, fai una bella cosa, intaglia la zucca anche tu. Tu me la fai sghemba perché sei proprio tipa da fare una zucca sghemba. Volevo farla fare anche Aurora la zucca. Quindi ti ha preso la fissa di intagliare zucche, Lorenz? Va bene, spera sperando che porterai a compimento la cosa. Qui che abbiamo. Oh, lui sa che ha fatto una bella zucca. Quindi, dai. Poi tocca a te. Intagli la zucca. Ah, perché sei molto a disagio adesso. Ok. Arrivederci. Vabbè. Poi, quando vogliono andarsene, se ne vanno, ragazzi. Oggettivamente. Io vorrei tanto che. Che Filippo mi facesse una zucca, effettivamente. Vediamo se riusciamo. Sì, vabbè, a parte cantare, Ehm. Uh... Sì, lo spirito di Roberto sta svanendo, ce ne faremo una ragione. Credo di no, non può, non può richiederlo più perché la festa è oggettivamente finita, quindi non possiamo. Vabbè, questa no, questa poi scartiamo l'intaglio perché tanto è inutile. Questa pure, direi, scarta l'intaglio. E dai, fanne una tu, dai, intaglia la zucca, tu me la fai forma di gatto dai zucca di gatto verde e infine abbiamo lei che tuttavia prima deve andare in bagno perché altrimenti prevedo proprio la tragedia quindi vai tesoro usa e subito dopo potrebbe però effettivamente intagliare una zucca classica la facciamo dai, proprio classica. Classica. E tesoro, tu? Sei lì. Vieni qui. Intaglia una zucca. Tu me la fai sghemba, ti ho detto. Vai. Oh, perfetto. Queste sono le gioie. Questa te la tieni tu. Così magari un domani nella casa nuova puoi portare anche. Oh, e giustamente ad Halloween ci sono i fantasmi. Oh, fantastico. Perché sei imbarazzato? No. Non sentirti imbarazzato, adula piuttosto. Papà, si è capitato proprio nella festa giusta, eh? Vai in estasi per la sonata di pianoforte, visto che condividete questa passione. è Diventato buon amico di James, meno male. Complimento sincero. Uh, costruisci con le costruzioni slego? No, direi di no. Appiana le divergenze, vabbè, direi di no. Impara a conoscere fauna al momento, no. Amoreggiare in questo momento, no. Dai, è cucinato per una vita, basta. Ammira le stelle, mi piace. E aggiorna la lampada riscaldante per renderla antincendio. Uh, quale sarebbe? Ah, questa! Eh, ma non la puoi aggiornare. Vediamo se la. Vabbè, poi mh, ci proveremo, magari. Uh, Aurora Filippo è qui. Che sta facendo? Una cippalippa, Filippo, vedo, bravo. Potresti, che ne so, intanto dare una mano a risistemare, a riordinare, zero proprio eh, non frega niente a nessuno, vabbè, raggiunto il livello alto di carisma per James, complimenti James, fai poi quello, scusate che avevi detto, quindi facciamo, 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 ehm, se lo trovo, ma dovrebbe stare all'inizio, E eh, non lo vedo, però chiedi di ammirare le stelle. Era qui. Tu come te la stai cavando, tesoro? Tutto bene? Dai, che voglio farti una foto. Mentre. Madonna, sembri. Non lo so. Qualcuno di molto malvagio con quel coso in mano lì così. Vai, Aurora, facci vedere. Oh, dai, anche a te una bella foto ricordo di questo momento. Perfetto. Tra l'altro immagino che i fratelli quando l'hanno vista le hanno detto qualcosa del tipo: "Ma così conciata? E facciamo una foto ricordo anche a Fauna, ovviamente". Con il ristorante di Tiana sullo sfondo, ci sta. Perfetto, vai. Oh, a te faccio questa di fatto ricordo che è la migliore, fidati. Oh, bellissima. Peccato che Tiana non sia qui. Sarebbe stato bello, insomma, vedere anche lei. Non, non sei nei paraggi, Tiana, vero? Fatemi vedere se tante volte in casa... No. Eh no. Stai, stai pulendo? Bravo. Proprio da sposare questo uomo, io ve l'ho detto. Dai, che la festa manca un'oretta e poi è finita. Oh, state chiacchierando, bene. Ma state chiacchierando mentre stai intagliando, perfetto, non lo sapevo. Ma sì, non l'abbiamo fatto il vuotare il costume più bello, ma sono sicura che avresti vinto tu. Sì, certo, come no, non ha fatto il minimo sforzo, sta donna. Vabbè. Zero proprio. Ah, tu non hai fatto niente perché effettivamente non hai invitato nessuno, mannaggia. Eh, il fatto è che del resto non te ne frega niente, ormai non possiamo più invitare nessuno tesoro, ti rendi conto che l'orario è quello che è? No, vi prego, chi è deceduto? Eh, Alberginis no, è deceduta. Poi ragazzi lei conosce tutti, anche bene, quindi mi vivrai in perenne lutto sta poraccia adesso. Oh, santo cielo, canta per conto tuo, Aus. Uh, For your love Vai fatti sta cantata Che vuoi che ti dica Era guardare un'esibizione Ma noi ce ne freghiamo Vuoi parlare con Uberto Va bene Fare i fichi fichi con Filippo Va bene Fichi fichi di Halloween Mentre tutti sono ancora presi qui Magari effettivamente potreste Fare fichi fichi con Filippo Vai Dopo però eh Oh perfetto anche tu hai finito la zucca guarda che carina che è tienitela tu e dalle un bel baciozzo un bel bacio appassionato ci sta chissà quanto avrete pagato per organizzare tutto questo Eh, tesoro ma sono discorsi che non si fanno scusami eh, se te lo dico ma vai guarda il karaoke che vi devo dire ragazzi Raggiunto il livello di manualità È vero perché io mi dimentico sempre Che effettivamente anche così si può sviluppare la manualità ragazzi Proprio Buonanotte Eh tu dovresti parlare un po' di più con lui Lo sai? Visto che è tuo suocero Almeno finché sarà qui Fai un complimento sincero Ed Halloween vabbè da non ripetere Ha avuto successo, ha avuto successo Ha avuto termine E ha avuto successo L'unica a cui non è andato a genio sto Halloween Sei tu tesoro Fogati, va, canta. E io direi che a questo punto, ragazzi, con la festa di Halloween che si è ufficialmente conclusa, noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Mi sono divertita tantissimo a registrarla, a vedere tutti i nostri snow. Comunque in costume è stato divertentissimo. Spero davvero di cuore che sia piaciuto anche a voi. Quindi, se questo episodio vi è piaciuto, come sempre, ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le mie playlist, i link ai canali dei miei amici youtubers. E come sempre vi invito ad andare in tutti i loro canali, ragazzi, iscrivervi, attivare le campanelline, mettere mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto commentare. Quindi mi raccomando, ragazzi, sosteneteli sempre! Che dire, io vi auguro una buona giornata, una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Ci vediamo nel prossimo. Vi abbraccio forte! Sul Sul Simmers! E non